Isaia Beethoven. Mi dissero che avevo 3 mesi da vivere. Così mi trascinai a Bernadotte e per ore e ore sedetti accanto al mulino dove le acque raccolte, mosse in profondo, parevano immobili. O mondo, questo sai tu. Sai soltanto uno slargo nel fiume in cui guarda la vita e con gioia la vediamo specchiarsi in noi. E così sogniamo e trascorriamo. Ma quando torniamo a cercare quel volto, ecco, le lande e le piante secche, tra le quali ci gettiamo nella corrente più grande. Ma qui, accanto al molino, i castelli di nuvole si beffavano nell'acqua vertiginosa, e sul suo pavimento di agata, la notte, la fiamma della luna scorreva sotto i miei occhi, tra la calma boschiva, rotta da un flauto in una capanna sul colle. Alla fine, quando giacqui nel letto, sofferente e stremato, circondato dai sogni, l'anima del fiume mi era entrata nell'anima e la forza raccolta della mia anima mi stava muovendo così in fretta da parer ferma sotto villaggi di nuvole e sotto sfere d'argento e mutevoli mondi, finché vidi un bagliore di trombe sui bastioni del tempo. Aaron Hatfield, Migliore della pietra, Spoon River, è il quadro commemorativo che conservi di me, ritto davanti ai pionieri e alle donne, là, alla chiesa Concord, nel giorno della comunione. Parlando con voce rotta del giovane contadino di Galilea, che andò in città e fu ucciso da banchieri e avvocati. La mia voce si inframmezzava al vento di giugno, spirante sui campi di frumento da Atterbury, mentre le pietre bianche del cimitero intorno alla chiesa rilucevano al sole d'estate. E là, benché i miei ricordi fossero troppo grandi da reggere, stavate voi, pionieri, con le teste chine, esalando il vostro dolore per i figli uccisi in battaglia e le figlie e i piccoli che svanirono all'alba della vita o nell'ora del troppo greve meriggio. Ma in quei momenti di silenzio tremendo, al passaggio del vino e del pane, venne per noi la riconciliazione. Noi, gli aratori, gli spaccalegna del bosco, noi, i contadini, fratelli del contadino di Galilea, a noi venne il consolatore e la consolazione delle lingue di fiamma. Russell Kincaid. Nell'estrema primavera che conobbi in quegli ultimi giorni, sedevo nel frutteto abbandonato, là dove di là i campi di verdura lucevano le colline sul guado di Miller. Sedevo e fantasticavo intorno al melo dal tronco decrepito e dai rami secchi e dai rampolli verdi i cui fiori delicati erano sparsi sull'intrico scheletrico per non crescere mai. E stavo là
con lo spirito avvolto dalla carne semitorta e dai sensi intorpiditi. Ripensando alla giovinezza e alla terra in giovinezza, fantomatici fiori vagamente vivi sui rami esanimi del tempo. O terra, che ci lasci prima che il cielo ci prenda. Fossi io stato almeno un albero che rabbrividisse di sogni primaverili e di giovinezza frondosa, sarei caduto nel ciclone che, strappandomi al dubbio, m'avrebbe gettato dove non c'è terra né cielo. Judson Stoddard. Sulla cima di una montagna, sopra le nuvole, che come un mare mi si stendevano ai piedi, dissi: quella vetta è il pensiero del Buddha e quella è la preghiera di Gesù e questo è il sogno di Platone e quella laggiù il canto di Dante e questa è Kant e questa è Newton e questa Milton e questa Shakespeare e questa la speranza della madre chiesa e questa... Ma tutte queste vette sono poemi, poemi e preghiere che fendono le nubi. E dissi: che cosa fa il Dio delle montagne che giungono quasi al cielo? Joseph Dixon. Chi mi ha scolpito l'arpa infranta sulla tomba? Ormai sono morto, non c'è dubbio, ma quante arpe e pianoforti tirai e serrai e districai per voi, rifacendo canore le corde, con o senza il diapason. Ebbene, si dice che un'arpa è nel timpano umano. Ma donde l'orecchio che accorda le corde diverse a una magia di numeri che sfuggono il pensiero attraverso una porta rinchiusa sul vostro stupore? Non c'è orecchio vicino all'orecchio dell'uomo che colga fra strati d'aria e corde l'anima del suono. Io sussulto a chiamarlo un diapason che afferra le onde miste di musica e luce lontane, un'antenna che ascolta di là, dallo spazio. L'armonia che resse il mio spirito è prova di un orecchio che seppe accordarmi, capace di riaccordarmi ancora, e se son degno, usarmi. Jeremy Carlyle. Viandante, il peccato più grosso di tutti è il peccato di un'anima cieca davanti alle altre. E la gioia più grande di tutte è la gioia di sapere il bene che abbiamo veduto e vedere ciò che è buono nell'attimo miracoloso. Qui dovrò confessarmi di un altero disdegno e di uno scetticismo mordente. Ma ricordate il liquido che Penwith versava sulle fotografie facendole azzurre di nebbia come fumo di quercia? E il ritratto prendeva a schiarirsi finché il volto emergeva vivente. Così mi appariste voi, che siete negletti e nemici, via via che il mio viso si schiariva per voi, come il vostro si schiariva per me.
ed eravamo pronti a camminare insieme e cantare in coro e inneggiare all'alba della vita, che è vita davvero. Capitano Orlando Quillon. Oh, voi giovani radicali e sognatori, voi uccellini intrepidi che passate accanto alla mia lapide, non beffate il suo accenno al mio grado nell'esercito e alla mia fede in Dio. Non si rinnegano l'un l'altro questi fatti. Passate con reverenza e leggete con la sollecita cura come un gran popolo, cavalcando con urli di sfida il centauro della rivoluzione, spronato e frustato fino alla frenesia, tremò con terrore, vedendo la nebbia del mare sul precipizio a cui si accostava, e cadde da quel dorso di compunzione fulminea per celebrare la festa dell'essere supremo. Mosso dallo stesso senso di vasta realtà della vita e della morte, e oppresso, come essi lo furono, dal destino di una razza, come potevo io, piccolo bestemmiatore, preso nella marea dell'inondazione di un popolo, rimanere bestemmiatore e capitano dell'esercito? Harlow Hill. Avete mai visto un alligatore uscire all'aria dal fango, fissando senza sguardo il grande bagliore del pomeriggio? Avete mai visto i cavalli in scuderia la notte tremare e ritirarsi alla luce di una lanterna? Avete mai camminato nell'oscurità e poi una porta ignota vi si è aperta innanzi, lasciandovi, pareva, alla luce di mille candele di cera finissima? Avete mai camminato col vento nelle orecchie e intorno la luce del sole che improvvisamente splendeva di un segreto fulgore? Tante volte dal fango, davanti a tante porte di luce, per sterminati campi di fulgori che intorno ai tuoi passi un tacito alone irradia come neve recente, tu andrai attraverso la terra, o anima forte, e attraverso innumerevoli cieli, verso la vampa finale. Gustav Richter. Dopo un lungo giorno di lavoro nelle serre, era dolce dormire, ma chi dorme sul fianco sinistro può vedere i suoi sogni interrompersi. Ero in mezzo ai miei fiori e qualcuno pareva coltivarli per prova, quasi a trapiantarli più tardi in un altro giardino, nell'aria più aperta. Ed ero visione incorporea nella luce, come se il sole vi avesse fluttuato e toccato la volta di vetro come un palloncino, e dolcemente vi fosse scoppiato, polverizzandosi nell'aria d'oro. Tutto era muto, tranne che lo splendore implicava un pensiero evidente come voce spiegata. E io, pensando, sentivo una presenza pensare, camminando tra i bossi e strappando nelle foglie, cercando insetti e valutando i fiori, con occhio cui nulla sfuggiva. Omero. Oh sì. Pericle. Bene. Cesare Borgia. Ma che ne facciamo?
Dante, forse un po' troppo concime. Napoleone, per ora lasciatelo. Shelley, più terra. Shakespeare, forse bisogna innaffiarlo. Ehi là, nuvole. Leroy Goldman, che cosa farete quando sarete giunti alla morte? Se per tutta la vita avrete respinto Gesù e saprete che di voi, là distesi, lui non è amico. Ripetei più e più volte, io, il predicatore. Ah, sì, ma ci sono amici e amici. E benedetto tu sia, dico io, che adesso so tutto, tu che hai perduto, prima della morte, il padre o la madre, o il vecchio nonno o la nonna, un'anima bella che visse fortemente la vita e ti conobbe a fondo e sempre ti amò, che non mancherà di parlare per te e dare a Dio una vera immagine della tua anima, come solo chi è della tua carne può fare. Quella è la mano a cui la tua si congiungerà per trovare una guida nel corridoio del tribunale, dove sei forestiero. Lydia Humphrey. Avanti e indietro, tra la casa e la chiesa, con la Bibbia sotto braccio, finché fui vecchia e grigia, zitella, sola al mondo. Trovavo fratelli e sorelle nella congregazione e figli nella chiesa. So che mi deridevano e ritenevano stramba. Seppi di anime d'aquila che volavano alto nella luce del sole sopra la guglia della chiesa e deridevano la chiesa, disdegnandomi, non vedendomi. Ma se l'aria sublime era dolce per loro, dolce era per me la chiesa. Era la visione dei poeti, volgarizzata. James Garber. Ti ricordi, viandante, il sentiero che aprì attraverso il campo dove ora sorge il teatro, affrettando il passo al lavoro per tutti quegli anni? Chiudine il significato in cuore. Tu pure potresti camminare dopo che le colline al guado di Miller non più appaiono lontane. A lungo, dopo che ti son giunte a portata, di là, da 4 miglia di prateria, dopo che tace l'amore della donna e non dice più «ti salverò», e dopo che il volto degli amici e parenti si è fatto fotografia sbiadita, penosamente tacito, triste di quell'aria che dice «non posso aiutarti», e dopo che non rimproveri più il genere umano di essere in lega contro le mani levate della tua anima. Esso stesso è costretto a mezzodì e a mezzanotte a osservare con occhi risoluti il destino. Quando hai capito queste cose, pensa a me e al mio sentiero, che conduceva qui e sapeva che né uomo né donna, né fatica né dovere, oro o potenza, può alleviare le brame dell'anima. La solitudine dell'anima. Zilpha Marsh. Alle 4, sul finire di ottobre, sedevo solo nella scuola di campagna, dietro la strada fra i campi battuti.
e un turbine di vento sbatteva le foglie contro il vetro e bisbigliava nel camino della stufa, che dallo sportello aperto soffondeva le ombre con lo spettrale bagliore di un fuoco morente. Pigramente spostavo le planchette. D'improvviso il polso mi cedette e la mano cominciò a muoversi in fretta sulla lavagna, finché il nome di Charles Guiteau fu compitato e minacciò di concretarsi davanti a me. Mi alzai e fuggii dalla stanza a testa nuda, nel crepuscolo, atterrito dal mio talento. Da allora gli spiriti sciamarono. Suchet, Cesare, Poe e Marlow, Cleopatra e Mrs. Surratt, dovunque andassi, con messaggi. Tutte sciocchezze, sentenziò Spoon River. Ma si dicono sciocchezze ai bambini, non è vero? Supponete allora che io veda ciò che voi non vedeste mai e di cui mai udiste parlare e per cui non avrete parole. Dovrò ben dire sciocchezze quando mi interrogate su ciò che io vedo. Alfonso Churchill. Mi canzonavano, chiamandomi Luna, quando ero un ragazzo di Spoon River, assetato di conoscere le stelle. Mi schernivano quando parlavo delle montagne lunari e del caldo e del freddo pungente e delle vallate d'ebano accanto alle vette d'argento e della spica quadrilioni di miglia lontano e della piccolezza dell'uomo. Ma adesso, amici, che la mia tomba è onorata, fate che io non lo sia, perché insegnai la scienza delle stelle nel collegio di Knox, ma piuttosto per questo, che attraverso le stelle io predicai la grandezza dell'uomo, che è una parte del disegno del cosmo, nonostante la distanza della spica e delle nebulose spirali, né per questo è meno parte del problema, di quello che il dramma significhi. Julian Scott. Verso la fine, la verità degli altri era falsità per me e ingiustizia la giustizia degli altri. Le loro ragioni di morte, ragioni di vita. Le loro ragioni di vita, ragioni di morte. Avrei voluto uccidere coloro che essi salvavano e salvare coloro che uccidevano. E vidi come, condotto sulla terra, un Dio, manifestando ciò che vedeva e pensava, non potesse vivere in questo mondo di uomini e agire tra loro, al loro fianco, senza urti continui. La polvere è per strisciare, per volare il cielo. Perciò, anima mia, con ali cresciute, spicca il volo verso il sole. John Ballard. Nella foga della mia forza maledissi Dio, ma egli non mi badò. Fu come se avessi maledetto le stelle. Nella mia malattia agonizzavo, ma fui risoluto e maledissi Dio per la mia sofferenza. Ed egli ancora non mi badò. Mi lasciò dire, come aveva sempre fatto. Fu come se avessi maledetto il campanile. E allora, mentre mancavo, un terrore mi invase. Forse, maledicendolo, mi ero alienato Dio. Lydia Humphrey un giorno mi portò un mazzo di fiori e mi venne l'idea di fare amicizia
con Dio. Così cercai di farmelo amico. Fu come se avessi cercato di farmi amico coi fiori. Ero adesso vicino al segreto, perché davvero potevo farmi amico coi fiori, stringendo a me l'amore che sentivo per loro. E così m'appressavo al segreto, ma... L'ateo del villaggio. Voi, giovani oratori sulla dottrina dell'immortalità dell'anima, io, che qui giaccio, ero l'ateo del villaggio, loquace, litigioso, versato negli argomenti dei miscredenti, ma in una lunga malattia. Mentre tossivo a morte, lessi le Upanishad, il poema di Gesù. Ed essi accesero una fiaccola di speranza e di intuizione e di desiderio che l'ombra, guidandomi rapida tra le caverne del buio, non potesse estinguere. Ascoltatemi, voi che vivete nei sensi e pensate soltanto attraverso i sensi. L'immortalità non è un dono. L'immortalità è un compimento e solo coloro che si sforzano molto potranno ottenerla.